Salve a tutti, io sono un gamer e benvenuti all'episodio finale di Bendy and the Ink Machine. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere il temibile Bendy una volta per tutte e a fuggire da questa prigione fatta di inchiostro? Buona visione! Perfetto, riprendiamo l'episodio da dove l'avevamo interrotto la scorsa puntata. Dopo lo scontro con Boris, trasformato in un mostro, Alice Angel ha tentato di farci fuori e siamo stati salvati da due misteriosi alleati spuntati dal nulla che poi ci hanno imprigionato all'interno di questa cella perché giustamente non sanno se fidarsi di noi. Abbiamo iniziato a conoscerli meglio quando all'improvviso Bendy ha attaccato il loro rifugio e loro sono fuggiti lasciandoci praticamente qua a morire. Dobbiamo quindi trovare una via di fuga. Ma Allison Angel, che non è Alice Angel, la tizia che è morta lo scorso episodio, ci ha lasciato prima di partire uno strano strumento che permette di rivelare dei messaggi che sono stati scritti da qualcuno sulle pareti. Prendi il cucchiaio. Come prendi il cucchiaio? Che vuol dire? Oh, buongiorno! Quindi secondo me siamo all'interno di una storia, perché alcuni dei messaggi sembrano prevedere il futuro. Si trova all'interno del cavò, fatemi uscire, così tante domande, non passare attraverso la porta. Quale porta? È come se qualcuno lasciasse dei messaggi e qualcun altro rispondesse o facesse domande riferite ai suddetti messaggi. Anche qua ci sono i disegni del nostro caro buon Frank e qualcun altro ha scritto: guarda, disegni davvero molto bene. Ok, abbastanza strana come cosa, vediamo un po'. Ho trovato il gabinetto ovviamente pieno di inchiostro. Guarda all'interno, avrei bisogno di questo. Cosa c'è all'interno? Buongiorno. Oh, abbiamo trovato il tubo con cui finalmente possiamo distruggere le tavole di legno per fuggire da sto cavolo di posto. Stiamo attenti perché Bendy potrebbe essere in agguato. Bendy! Bendy non c'è per adesso, ma di sicuro i suoi minion di inchiostro stanno venendo ad attaccare i nostri alleati. Come vi dicevo, Alice Angel e la tizia che è morta male, trafitta invece da Allison Angel nello scorso episodio. Amore, c'è maledetto! E sono due personaggi differenti, perché Alice Angel era effettivamente il personaggio creato per Suzy Campbell, la prima doppiatrice che, da quello che ho capito, è stata mandata via da Joy dopo due mesi che lavorava negli studios. Abbiamo perso quel messaggio, mi avete dato voi dei preziosi suggerimenti nei commenti, perché siamo passati dalla porta del demone e non da quella dell'angelo. Mentre invece l'eroina che ci ha aiutato allo scorso episodio è Allison Angel, che è basata per l'appunto sulla nuova doppiatrice che Joy ha assunto dopo Alice Angel, che a quanto pare se l'è legata al dito. Allora, tira la leva, yeye, oh oh. Dobbiamo attraversare praticamente un fiume fatto di inchiostro utilizzando quella specie di barchetta. Tom invece, che non è Boris, anche se ne ha le sembianze, mi pare fosse uno dei dipendenti che hanno costruito, perfetto, qua devo tenere premuto, dicevo che hanno costruito la macchina ad inchiostro, e quando effettivamente sono diventate vittime della macchina stessa sono stati trasformati nelle relative creature e personaggi. Ok, se io smetto di premere, oh ok, la macchina si ferma. Quanto cavolo di inchiostro c'è da queste parti per averne un intero fiume? Ok, laggiù c'è l'altra barchetta che hanno utilizzato. Oddio, che succede? Allison e Tom sono bloccato. Che succede? Poi una delle mani gigantesche. Sembra una delle mani di Bendy. Direi che è il caso di andarsene di qua molto in fretta. Liberiamo tutti gli schifi che si sono bloccati e via di qua. Via di qua, veloce, 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 veloce. Io non resto a guardare. Però davvero ho la vaga impressione che ci troviamo all'interno di una storia raccontata da qualcuno. Noi stessi, oh, eccola laggiù. Siamo effettivamente personaggi di una storia, perché non è possibile che qualcuno sapesse già cosa stava accadendo e lo avesse scritto sulle pareti. E dai, quanto cavolo è lunga sta fogna piena zeppa di inchiostro. Oh, sembra non finire mai. Si è fermata di nuovo. Si è fermata di nuovo. Oh, la mano è dietro di me. La mano è dietro di me. Ok, ok, dimmi, questo era l'ultimo. Riparti, riparti veloce. Riparti veloce. Mi sono cacato tantissimo. Ok, ti prego non ti fermare. Oh, proprio adesso. Oh, proprio adesso. Ok, 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 ok. Vai, 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 che l'ho vista prima. Vai, che l'ho vista prima. Oh, buongiorno signore. Che fa? Che pesca di bello quest'oggi? A quanto pare c'è una cittadina intera qua sotto, fatta dagli ex dipendenti che sono stati trasformati in quelle creature di inchiostro. Vi giuro, per un secondo temevo che quella mano ci avrebbe fatto affondare in questa specie di fiume di inchiostro. Per adesso queste creature sono abbastanza pacifiche, ma è meglio non fidarsi, visto che loro stessi venerano Bendy e lo ritengono il loro salvatore. Apo! Ok, facciamo finta di nulla, di certo non possiamo tornare indietro. Ok, ho la vaga impressione che dobbiamo passare da quella parte. Non siamo mostri. Una volta eravamo delle persone, ora siamo caduti in disperazione. Ah, ecco perché c'è Kitto. Non siamo dei mostri. Oh, wow, 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 wow.
Che succede? Chi era quello? Non l'ho visto bene. Ciao Sammy, allora sei vivo a quanto pare. Bendy lo aveva corrotto probabilmente dopo che ci aveva rapito. Ehi ehi ehi, perché lui lascia e io sto cavolo di tubo inutile? Sammy, placati. Sammy, placati, sei tu ad avermi rapito. Sammy stesso era uno dei dipendenti che lavoravano per Joy. Abbiamo sentito uno dei suoi messaggi audio in una delle varie registrazioni. Quindi anche lui è andato completamente fuori di testa per via dell'inchiostro. Ok, Sima, placati. Oh, si è rotta la maschera. Beccalo, porco. Vieni qua, Sammy, vieni qua. Perché non lo posso colpire? No, io non ho fatto niente. No, guardi che io non sono Bendy, eh. Aiuto, Tom. C'è Tom dietro. Tom, se aspetti un altro po' mi uccide sto qua. Ok, a posto. Willa. Ok, anche loro possono essere uccisi a quanto pare. Grazie Tom, che sono abituato effettivamente a chiamarti Boris barra Pippo. Adesso ti fidi di me, ma mi prendi in giro. Ok, quindi abbiamo la sua ascia. Lui ne ha spawnata un'altra. Allison, buongiorno. Siete fuggiti lasciandomi a morire, che succede? Oh, sta spawnando gente. Aiuto, tanta gente. Per fortuna che abbiamo l'ascia, quindi riusciamo a shottarli. E quanti? Mi conviene mettermi in un angolino e affrontarli tutti uno a uno. Per fortuna i nostri alleati ci stanno dando una mano. Ehi là, da quando è che voi mi attaccate? Non mi hanno mai attaccato loro effettivamente e richiedono il doppio di colpi. Ok, facciamo attenzione, credo che i nostri alleati siano praticamente immortali. Ok, siete un pochettino tanti. Ragazzi, mettetevi in fila. Gente, se volete darmi una mano non mi offendo. Aspetta che gli diamo una mano, perfetto. Allison, ferma, ok, fatto fuori. Sono finiti? No, decisamente non sono finiti. Guarda gente. Lo sapevo che alla fine si sarebbero alleati con Bendy. Non ci possiamo fidare di loro. Se li rivediamo, questa volta li colpisco, ok? Bonnie, ci sono accettate per tutti. Io vi accetto completamente. Aia, questo era addirittura armato di un bastone. E quanti? Aspetta, dobbiamo dargli una mano. Ok, tu distraili, bravo Tom. E io li colpisco da dietro. E questi cosa cavolo sono? Cos'è questi tizio? Oh, questi hanno l'elmetto. Ci possono anche allungare. Ok, però i danni li sentono comunque. Ok, perfetto, marce. Quattro colpi ci vogliono. Ditemi che sto signore è l'ultimo e abbiamo vinto la battaglia. Ok, no, ma ovviamente no, The Long Gamer. Porco cane, è arrivata altra gente. Credo che fossero tutti stavolta. Possiamo cantare vittoria, ragazzi? Ma dai, ne avremo affrontati tipo 60. Ok, vediamo di andarcene da questo posto molto in fretta. Ah, ok, adesso vi fidate di me all'improvviso. Ma che bello, ragazzuoli. Oh no, lo sappiamo tutti che una di queste cederà sotto il mio peso. Ok, piano. Lo dicevo io, mi sono fatti per male. Dove lascia? Dov'è lascia? Lascia è sopravvissuta alla caduta, vediamo di recuperarla. Ma anche no. Era troppo bello potersi difendere, santo cielo. Dove siamo finiti questa volta? Ufficio amministrativo? Mi sa che siamo davvero arrivati nella zona dove c'è Bendy. Qua ci possiamo nascondere in caso di necessità. E qui c'è la cassaforte dove tengono tutti i film. Buongiorno, buon salve. Ok, possiamo passare da questa porta. Oh, è pieno zeppo di inchiostro dovunque. Dobbiamo drenare il passaggio. Trova le tubazioni perdute. Eh sì, ci servono tre tubi. Uno a T, uno dritto e uno curvo. Probabilmente saranno in giro per questo posto. Abbiamo una registrazione audio. Rapporto sullo stato di avanzamento per l'ufficio gente. Cliente Joy Drew Studios. Anche se stiamo facendo progressi, le nostre aspettative stanno cambiando. Quello che era iniziato come una macchina per modellare semplicemente figure a grandezza naturale, ora sembra pendere dalla magia piuttosto che dall'ingegneria. Anche se il signor Drew rimane convinto di essere lo stesso. Il processo di passare il film dai disegni attraverso la macchina alle figure da incidere sta andando bene. Abbiamo avuto diversi quasi successi. Stranamente, il primo personaggio creato è stato un tentativo fallito a somiglianza di un personaggio di nome Bendy. Da quel momento nessun altro tentativo di questa particolare figura è apparso. E cosa è successo? Non lo so, c'è qualcosa di strano in lui. Ho la vaga impressione che davvero Joy, vedendo il fallimento degli studios, perché voglio dire erano passati anni, abbia semplicemente tentato di creare una sorta di animatronic o una macchina per ricreare dei modelli interi, quindi a grandezza naturale, di Bendy e degli altri personaggi dei suoi film d'animazione. Ma decisamente non deve essere andata bene. Poi avevano anche aperto quella specie di parco a tema, anche lì non deve essergli andata bene. Ma bando alle ciance. Allora abbiamo la macchina qui che ci permette di craftare i vari pezzi. Oh, eccoli qua effettivamente. Perfetto, sono riuscito ad aprire la porta dell'amministrazione, il che vuol dire che adesso possiamo esplorare il resto degli uffici. Ciao, e io non ho nulla per difendermi, porco cane. Oh, mi hanno un attimino visto. Oh, corri Harry,
Corrieri, il problema è che loro sono tanto veloci quanto lo sono io, come potete vedere. Aiuto, 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 che faccio? Che faccio, che faccio, che faccio, che faccio? Ok, cos'è, cos'è qua? Qua è una fontana. Ah, prendi il coso, cari. Aia, l'ho sentita tantissimo. Ok, sono riuscito a tornare indietro. In teoria, se mi nascondo dentro l'armadio, loro dovrebbero lasciarmi stare. Vai, 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 rifugiati all'interno. E voilà. Perfetto, ma dove sarà andato? Ma è sparito, ma era un mago, incredibile. Non uno, in due mi hanno attaccato. Ma porca di quelli per porca. Allora, mettiamo qua l'inchiostro, attiviamo la macchina e vediamo di craftare il primo tubo. In teoria loro... Oh, oh, Bendy, 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 corri dentro, corri dentro, corri dentro, corri dentro, corri dentro. Ah, non l'avevo ancora mai incontrato. Ok, questo è l'evento random in cui lui potrebbe comparire. Ok, l'effetto con l'inchiostro si sta allontanando da me, il che vuol dire che dovremmo essere al sicuro. Non mi era mai successo prima d'ora. Mi stai seguendo? Sì, mi sta chiaramente seguendo. E vabbè, ritorniamo dentro l'armadio. A posto, per fortuna che non sono molto furbi. Perfetto, ed ecco che abbiamo anche il secondo tubo che ci serviva. Peraltro non capisco perché il nostro caro buon Frank, visto che ha due manine, non può prendere due pezzi di inchiostro in un'unica volta, così non devo farmi la strada per tre volte consecutive, porco cane. Oh, mi hanno visto tantissimo. Il problema è che questa volta mi seguono in tre. Tre contando anche questo. Ah, porco cane, Bonnie. Tate Bonnie, tate Bonnie, tate Bonnie, tate Bonnie. Ufficio di Joy Drew. E col cavolo che ci posso entrare. È pieno zeppo di gente che mi segue. Devo correre, basta. Dai, che fatta. Entra, entra veloce, entra veloce, entra veloce, entra veloce. Ok. Ok, perfetto, e tutti e tre se ne tornano indietro. Perfetto, ora che ho anche l'ultimo pezzo di tubo, vediamo di inserirlo qua sopra. Perfetto. E tutto l'inchiostro dovrebbe essere stato drenato. Oh, oh, perché è ancora chiusa? Apriti! Ah, ok, per un secondo mi hai preso un colpo. E andiamo da quest'altra parte. Ok, dobbiamo quindi cercare un film all'interno della cassaforte. Forse un film ci potrà aiutare a risolvere questo bel problemone. Vediamo un po'. Parapapà! Il demone l'ha preso. Dannazione, ce l'ha Bendy. È il primo o poi lo dobbiamo affrontare, ragazzi. Oh, ma guarda un po', proprio in parte alla porta della cassaforte. Oddio, è partito Tom. Anche così può funzionare. Ok, 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 grazie Tom. Ma vado avanti da solo o voi mi seguite? Ah, per fortuna, perché voglio dire, sono disarmato. Da solo non potrò fare molto. Oh, sembra di essere tornati nel primo capitolo, quando gli studios ancora non erano poi così mal ridotti. Oh, oh, sta arrivando Bendy! Ragazzi, sta arrivando Bendy, eccolo laggiù! È passato attraverso le pareti. Perché lui può passare attraverso le pareti? Oddio, guardalo com'è ridotto! Vabbè, passiamo attraverso. Ah, loro sono fatti di inchiostro, giusto? Oh, ho capito. Ma perché io? Ma il povero Harry ci avrà tipo 60 anni, peraltro. Cioè, voglio dire, sono passati 30 anni da quando se n'era andato. E voglio dire, non presumo non fosse di primo pelo neanche all'epoca. Avrà avuto 25-30 anni. Sì, un'arma avrebbe fatto comodo, in effetti. Cioè, vado ad affrontare Bendy come? A sberle? A sgattarroni in faccia? Guarda sta gente! Oh, oh, un altro Boris! Ne stanno facendo un altro. Non ce ne sono stati abbastanza, scusate la franchezza. Signor Bendy, salve! È in casa? Quello laggiù mi sa di trono di Bendy. Ok, il mio corpo è pronto allo scontro finale, vai! Vabbè, è normale, il mondo va avanti, dobbiamo farlo anche noi. La fine! Ma certo!
Oh, signor Bendy, parlavamo proprio di lei. Buongiorno. Quindi Bendy è effettivamente il prodotto, probabilmente, del rancore di Joy, che non è mai riuscito ad avere il vero e proprio successo, perché gli studio sono andati a farsi benedire, e pertanto lui sperava di riportare in auge il povero Bendy. Ma in realtà quello che doveva fare per lui è mettere la parola fine a tutta sta storia. Ciao Bendino, come stai? Ma che bei dentini! Però c'è l'alito de merda, ma vabbè, dettagli. No, aia! Ma ha fatto malissimo! Non mi muovo, non mi muovo, dov'è? Dove è andato? Dove è andato? Buongiorno. Ok, ah! Ok, credo che mi stia cercando in qualche modo. Buongiorno. Buon salve! Ok, lui corre da una parte a quell'altra. Se camminiamo rasenti le pareti, in teoria dovremmo essere in salvo. Ok, facciamo attenzione. Sì, ma io dove cavolo devo andare? Aspetta un attimo, c'è una leva dall'altra parte. L'ho vista adesso. Devo attraversare in tutta sicurezza. Tira la leva. Non so cosa diavolo sia accaduto. Probabilmente dobbiamo tirare una serie di leve in modo tale da attivare qualche meccanismo. Non so nemmeno io, però. Ecco, eccola lì la seconda, eccola lì la seconda. Ok, corri, 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 perfetto. Due, e niente, o saranno tre o quattro probabilmente. Ok, qua dietro ho trovato la terza. Perfetto, dove spunti? Ok, corri di là, corri di là, corri, 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 corri. Oh, mi è passato dietro. Ok, però dove diavolo? Sarà la quarta. Ok, quarta attivata, ottimo. Il problema è che davvero non so dove andare. Ok, questa è nuova. Ai ai ai, questo mi sa di dungeon dove dovremo affrontare Bendy. C'ho un bruttissimo presentimento. Qui invece abbiamo un pannello. Possiamo girare questa. 1, 2, 3, 4. Sì, li abbiamo tirati tutti e quattro. Siamo a posto. Oh, ciao Bendy, ciao Bendy, ciao Bendy. Dai, con che mi difendo? Con che mi difendo? Aiuto, aiuto, mi sta caricando. Aiuto, 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 aiuto. Se è tipo lo scontro con Boris, devo farlo schiantare da qualche parte. E poi dovremo essere a posto. Oppure gli facciamo distruggere i tubi d'inchiostro. Ma certo, la macchina dell'inchiostro non avrà più il rifornimento di carburante praticamente. Vai Bendino, no 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 no, cattivo Bendino. Ah ok, distrutto anche il secondo, perfetto. Ok, caricami, bravo Bendino, caricami, numero 3. Resta solo il quarto, resta solo il quarto ed è fatta. Ok, nasconditi qua dietro, nasconditi qua dietro. Sei abbastanza scemo. Oh, oh, non vedo niente, aiuto. Oh, si sta aprendo una porta da questa parte. Io corro via. Mi sto cacando tantissimo. E siamo tornati. Oh, perfetto. Siamo qua di nuovo del suo trono. Sì, ma cosa posso fare? Ah, possiamo mettere il film nel proiettore. Vai, Harry. Vai, Harry. E... olè. A posto. Ah, c'ho Bendino. Che colpo. Ne possiamo parlare. Guarda il film. Guarda il film. Che bello il film, eh. Quello non l'hai mai visto. Ok, si è distratto. La fine. Ah, il film è solo la scritta alla fine. Ok. No, no, Bendino. Perfetto. Dai che l'abbiamo affrontato. Ciccio, mi dispiace, appartieni a un'epoca che ormai non esiste più. È giunta anche la tua fine. Per tutti giunge la fine, anche per le opere d'arte. Finalmente! Mamma mia, non pensavo davvero che ce l'avremmo fatta. Oh, dove... dove sono finito? Vabbè, questa è la realtà. Sì, siamo all'interno della realtà, guarda che roba. Vabbè, io questi li riconosco. Sono i 5 oggetti che abbiamo utilizzato per attivare la macchina dell'inchiostro, ora che ci penso. Qui invece abbiamo la camera da letto di un uomo sicuramente single. Ma non il nostro Frank, il nostro Frank aveva messo su famiglia. Ora che mi ricordo, sì, chiaramente un uomo single che mangia davanti alla televisione tutto il giorno. Mi sa che ci troviamo a casa del nostro amico Joy. Questi sono probabilmente i bozzetti di una nuova versione di Bendy che lui voleva far partire, secondo me. Credo che Joy non abbia mai lasciato andare Bendy. E appese alla parete ci sono anche delle lettere. Questa è di Allison Connor, la seconda doppiatrice di Alice Angel, che a quanto pare era stata contattata da Joy per provare a riprendere il suo lavoro come doppiatrice di Alice Angel. Ma lei dice che sono passati tanti anni, ovviamente 30 sono passati, e lei stessa è sposata con Tom. Non ci credo mai nella vita. Questo è Wally Franks, in cui anche Wally si stupisce di ricevere una lettera dal nostro amico dopo così tanto tempo, e gli dice che gli dispiace che gli studios abbiano chiuso in maniera definitiva, e per anche lui un po' rimpiange quel passato in cui si divertivano a disegnare cartoni e si sono divertiti un sacco. Oh mio Dio, lui stava davvero cercando di far ripartire il tutto, e anche pieno zeppo di bollette a quanto pare. Non gli deve essere decisamente andata bene. Eccolo qua, Joy! So soon. Come così presto? I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, you have questions. Giusto un po', Joy. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry?
I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on the page. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show. Vabbè, questa è la frase che ha detto all'inizio. Oh no. Oh no. È un loop. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Aspetta, 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 aspetta. Cosa? Allora, da quello che posso ipotizzare, secondo me tutto questo era per l'appunto un racconto di Joy, che lui è rimasto bloccato nel passato e ha cercato di riportare in vita Bendy, magari rinnovandolo e cercando di adattarlo a tempi più recenti. Non ritengo possibile che Frank, che voglio dire, anche lui avrà avuto 60-70 anni, stesse affrontando dei mostri all'interno degli studios abbandonati. Questa era tutta una storia. Pertanto penso che Joy stesso abbia inserito Frank all'interno della sua storia per cercare di creare un eroe che avrebbe potuto mettere la parola fine alla sua ossessione per Bendy, una volta per tutte. Aspetta, non è finito il filmato. C'è la macchina! La macchina è laggiù, guardatela! Quindi l'avevano costruita per davvero. Beh, molto più piccola di quella che abbiamo visto nel gioco. Congratulazioni per il tuo successo. Il tuo migliore amico, Henry Stein. Raccontamene un'altra, zio Joy. Sì, allora probabilmente Joy stava raccontando la fiaba alla sua nipotina, perché ha detto Uncle Joy, lui non ha mai avuto famiglia. Ok, è stato molto più profondo e anche un pochettino criptico di quanto mi sarei effettivamente immaginato. È comunque la storia di un uomo che ha investito tutto sul proprio lavoro, gli è andata male, non è mai riuscito a farsene una ragione, non è mai riuscito a reinventarsi completamente e alla fine è diventato un povero vecchio settantenne e via dicendo. Si ritrova a vivere semplicemente dei propri ricordi di quando aveva avuto successo e non ha mai messo su famiglia come invece aveva fatto Henry. Buono, nei commenti fatemi sapere se avete voi qualche altra teoria, lasciate un bel mi piace, vi siete divertiti, cani da crescere e noi ci vedremo in qualche altro gioco. Ciao ciao!